La bella e la club, la sfida di Elena con il fitness club. Impressioni, curiosità e gossip sulla palestra più social di Firenze. Nuovo appuntamento con la bella e la club, protagonista sempre lei, Elena Farinelli, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Ciao Elena! Ciao a tutti! Allora, ci vuoi raccontare un attimo come sta andando? Anche perché, insomma, ormai è un bel po' che stai frequentando le palestre club. Sì, infatti, allora mi scuso se sono in remoto, ma come hai detto giustamente sono a Roma, sono per lavoro fuori Firenze, infatti questa settimana frequenterò un po' meno, devo dire che sono stata domenica in palestra, perché mi sono avvantaggiata, sapevo che sarei stata fuori, e la comodità di andare in palestra il fine settimana non è male, ecco. Tra l'altro domenica era quella giornata piovosa, bruttissima, e almeno ho trovato il modo di impiegarla al meglio. Non ho potuto fissare col coach perché ho voluto risparmiarmi di venire apposta per me il fine settimana, però comunque è stata positiva come esperienza. E mi chiedevi come sta andando? Allora, dopo queste settimane posso cominciare a tirare un po' le fila. Sono contenta, perché è vero che non sempre riesco ad andare quanto vorrei, però un qualche piccolo beneficio comincio a vederlo, non tanto in termini di mezzo chili persi, ecco, non quello, ma in termini di fiato e di gambe, no? Se magari devo salire una rampa di scale mi accorgo che ora sono più reattiva, e quindi comunque tutto sommato sono soddisfatta e sento che mi fa anche meglio. Ora, a parte lo yoga, però è stato comunque sono giornate che poi, per me che faccio lavoro anche molto sedentare, sempre al computer, insomma, mi fa bene, ecco. Quindi, insomma, questa tua sfida, senza ombra di dubbio, sono convinta che continuerà anche dopo l'obiettivo che ti sei prefissata. Assolutamente sì, sarà sempre difficile trovare appunto l'orario e tutto, per fortuna hanno orari molto lunghi, perché sono aperti veramente la mattina prestissimo fino alla sera tardi, sabato, domenica, alla fine riesco a trovare il buchino libero magari a orari che altre persone non sempre hanno. Tuttavia devo dire che ho sempre trovato gente, io anche quando vado durante, alle 3 del pomeriggio c'è sempre gente. Sono certa che non vedrai l'ora, appena rientri dal tuo viaggio di lavoro, di fare una capatina presso le palestre club, soprattutto presso la spa. Ah sì, nelle giornate fredde che ogni tanto Firenze ci regala, un po' di bagno turco e di termomassaggio non me lo toglie nessuno. Grazie ad Elena Farinelli, continuate a seguirla sul suo blog Io Amo Firenze, ma anche sulle pagine Facebook delle palestre club di RDF 102.7. Ricordatevi sempre l'hashtag La Bella e la Club. Alla prossima settimana, Elena. Ciao a tutti. La Bella e la Club, la sfida di Elena con il Fitness Club.